Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. In questo video vi voglio far vedere un full day of eating, cosa mangio in un giorno in stile dieta flessibile, if it fits your macros, IIFYM. Ho ricevuto veramente un sacco di domande da parte vostra negli ultimi giorni legate al mio approccio di dieta, cosa faccio, i macronutrienti, le calorie, eccetera eccetera. Quindi volevo veramente stare un minuto a spiegarvi rapidissimamente il mio approccio alla dieta flessibile, if it fits your macros. È l'approccio più scientifico che è stato ricercato, che è stato trovato per migliorare e controllare la propria composizione fisica. Non è un approccio che ho inventato io, non sono un pazzo che vi sto dicendo semplicemente di mangiare quello che volete per dimagrire o mettere sulla massa muscolare magra, bensì è un approccio che è stato veramente quasi fondato e iniziato a diffondere da parte di Lane Norton, un bodybuilder. Poi è stato piano piano preso da alcuni youtuber molto molto famosi e in questo momento è la dieta preferita di tantissimi youtuber, tra cui Christian Guzman, Rob Lipset, Student Aesthetics e tantissimi altri bodybuilder che l'hanno diffusa. Che cos'è la dieta If It Fits Your Macros? Praticamente il nostro corpo è come una macchina, ha bisogno di energia per funzionare. Se tu gliene dai abbastanza da mantenere il tuo peso corporeo, manterrai il tuo peso. Se tu dai meno energia di quanto ne ha bisogno, per forza di cose dovrai iniziare a bruciare le riserve di grasso che ha nel corpo per riuscire a mantenere quei livelli di attività. Stessa cosa se invece gliene dai troppo, inizierà a mettere su peso perché inizierà a riempire le riserve di grassi o di muscoli. L'approccio If It Fits Your Macros si basa sul fatto che il vostro corpo non ha idea se stai mangiando un cioccolato, se gli state dando un cioccolato, se gli state dando il pollo. Lo stomaco non ha un cervello, non è che fa: ah, mi sta dando del cioccolato, fammi mettere su della massa grassa. Oppure: ah, mi sta dando broccolo e pollo, allora va tutto bene, metto la massa muscolare magra. Non funziona così. Il vostro corpo non sa che gli state dando il cioccolato come cioccolato o broccoli, pollo e altri cibi cosiddetti puliti. Non sa quello, sa solamente l'introito di macronutrienti contenuti in quel tipo di cibo, ovvero sa che se tu gli dai il pollo una volta che viene decomposto e digerito, questi sono i macronutrienti che vengono dati al tuo corpo. Quindi la dieta flessibile, If It Fits Your Macros, invece di andare a puntare a certi tipi di cibi oppure puntare a certi gruppi di cibi, tipo i carboidrati fanno male, i grassi fanno male, la dieta flessibile vi permette di mangiare praticamente di tutto, perché tanto tutto contiene macronutrienti, a patto che voi riuscite a raggiungere i vostri macronutrienti della giornata. Quindi i macronutrienti cambiano per ognuno di noi, perché ognuno di noi ha un diverso tipo di fisico, metabolismo, attività, sport, eccetera eccetera. Quindi non sono uno per tutti, ma le percentuali di macronutrienti, almeno la percentuale da dove potete partire, sono simili per tutti. Io ho appena fatto 90 giorni di dieta in cui i miei macronutrienti stavano in un deficit calorico e quindi avevo dei macronutrienti abbastanza bassi. Ho poi fatto un peak week in cui ho ridotto quasi del tutto i carboidrati, ma ora sono in una fase in cui sto veramente provando a mantenere il mio peso, forse in un lean bulk, quindi un poco di surplus per evitare di mettere su troppa massa grassa e aumentare magari un po' di forza e quindi di massa muscolare. Quindi i miei macronutrienti giornalieri li vedete sullo schermo in questo momento e io li colpirò oggi. Iniziamo questa giornata. Ragazzi, iniziamo subito. Se mi seguite dall'inizio sapete che io faccio il digiuno intermittente, quindi praticamente salto la colazione, non mangio niente nelle prime ore in cui mi sveglio e faccio il primo pasto più o meno intorno all'ora di pranzo, 4, 5, 6 ore dopo che mi sono svegliato. Però prima di andare in palestra, che vado in palestra stamattina, ovviamente stanno a fare i lavori, scusate per il rumore, io prima di andare in palestra mi faccio sempre del caffè o un pre-workout, e questo, dato che sono calorie, sono minori di 50 calorie, mi permette di non break the fast, quindi rimango a digiuno, perché fin quando state sotto a 50 calorie complessive sarete comunque a digiuno, quindi vi potete permettere di bere magari una Coca-Cola zero se proprio volete, un pre-workout, un caffè, del tè, eccetera eccetera, bevande a zero calorie e state a posto, e ovviamente anche un litro e mezzo di acqua durante la mattinata per idratarsi. Uno scoop di My Protein Raspberry Lemonade,
Come pasto pre-workout mi sono semplicemente bevuto dell'acqua e mi sono preso uno scoop di Raspberry Lemonade My Protein pre-workout. Non ho mangiato niente, sono a digiuno, andrò a fare il mio allenamento. Una volta che torno mi mangerò il mio pasto post-workout e vi farò vedere il resto di quello che mangio durante la giornata. Io sono corso a casa dopo la palestra, che dovevo veramente andare a casa, avevo una chiamata da fare rapidissimamente, quindi non ho ancora mangiato niente. Sono le 11 in questo momento e mi faccio il mio pasto post-workout, che è anche il primo pasto della giornata perché ho digiunato fino ad ora, quindi ho fatto un digiuno di quasi 5 ore. Praticamente mi sono fatto 3 pacchetti di avena cotto con 200 ml di latte di mandorla e li ho fatti in padella perché purtroppo non ho il microonde, ma se avete il microonde potete usarlo. Di solito poi ci aggiungerei uno scoop di whey protein, ma oggi rimpiazzo quello con questo protein cookie che mi è arrivato l'altro giorno. In questo modo, questo pasto con l'avena, i fiocchi d'avena sono dei carboidrati semplici che vengono digeriti abbastanza facilmente. Mi piace, sono anche tanti carboidrati, metterò i macronutrienti sullo schermo in questo momento, ma mi piace post workout consumare tanti carboidrati. E ovviamente protein cookie qua, che mi dovrebbe dare 40 grammi di proteine. Quindi come vedete, pasto post workout consiste in carboidrati, proteine e veramente pochi grassi. Io quindi mi godo questo pasto, poi dovrò continuare a fare un paio di chiamate e noi ci vediamo nel prossimo pasto. E praticamente l'una, io ho appena fatto 3-4 ore di lavoro con chiamate eccetera eccetera, non ho troppo tempo per cucinare, non ho nemmeno troppa fame in questo momento, quindi aspetto che mi arrivi molto la fame. Però intanto mi gusto uno di questi protein ice cream di Whey Hay con 8 grammi di proteine e solamente 3 grammi di grasso, quindi rientra nei macronutrienti perfettamente. E ovviamente la mia solita mela, già lo sapete a me piace un sacco la frutta, soprattutto mela e banane. Penso che la mela, la consistenza della mela sia proprio pazzesca per il numero di calorie, magari 70-80 calorie. Veramente, se siete a dieta ve la consiglio, una mela perfetta. Io mi godo questo mini pasto qua, questo snack calorie in questo momento sullo schermo e noi ci vediamo dopo la prossima chiamata. Ragazzi, sto gelatino, mamma mia che bomba. Ragazzi, primo pasto della giornata, mi è arrivato il delivery. Vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Allora, come pasto principale uno di questi chicken, spicy chicken burrito wraps. Poi mi è arrivata ovviamente la mia Coca-Cola, che non manca mai, questa è la mia postazione lavoro. E ho preso anche questo come dessert, una piccola palla di proteine che non l'ho mai provata, quindi questo sarà il mio pranzo. La cosa veramente pazzesca di questo posto è che ci sono tutti i macronutrienti e calorie su tutti i tipi di cibo, tutti quelli che deliverano, e quindi lo metto in questo momento sullo schermo. Questi sono i macronutrienti di questo pasto. Penso che veramente sia una cosa pazzesca avere i macronutrienti e calorie sul menu. Stanno iniziando a diffondersi sempre di più qua in UK, dato che il fitness, il movimento fitness sta diventando così grande qua negli UK. Sempre più ristoranti mettono calorie e macro sul menu, in America diffusissimo, anzi penso sia veramente legge che lì sono un terzo della popolazione obesi, quindi ora è diventato la legge che ogni singolo menu debba avere calorie e macronutrienti. Sarebbe fichissimo vederlo in Italia, chissà, magari in futuro, magari invece diventiamo tutti un paese di incoglioniti, ma secondo me è positivo. Voi che ne pensate? Che calorie e macronutrienti su ogni menu? Perché no? Veramente buona, ragazzi. Comunque, non so se riuscite a vedere, ma praticamente pollo, riso integrale, pomodori, mais e peperoni. Ragazzi, veramente una bomba, buonissimo, ottimo acquisto. Ragazzi, quel burrito era veramente una bomba. Ora mi provo questa protein bowl, vediamo un po'. Veramente buona. Non so spiegare di che sa. Un po' di noci, veramente buona. Un po' più tardi io mi sto preparando la cena, vi faccio vedere in questo momento. Ragazzi, ovviamente non c'ho un piatto pulito, piano, mi tocca usare un piatto fondo. Che ci volete fa? Ed ecco qua, ragazzi, la mia cena per oggi, quindi ultimissimo pasto. Semplicemente un bagel con un po' di salmone e 3 formaggini light e anche un po' di pomodorini e delle carote per le verdure. Quindi prima di questa cena avevo guardato i miei macro, mi mancavano carboidrati, grassi e proteine, quindi ho pensato di fare qualcosa semplicemente di leggero e di veloce, anche perché non mi andava troppo di cucinare, come lo sapete già se mi seguite da un po' di tempo. Questo è veramente rapidissimo, grassi dal salmone che sono omega 3, quindi ottimi. Poi bagel che è buonissimo, formaggini light e anche ovviamente un po' di verdura
che non fa mai male. Provate sempre a consumare comunque un po' di verdura giornaliera, magari 3, 4, 5 porzioni, ottimo. Mi godo questo pasto, noi ci sentiamo più tardi. E ragazzi, avevo così tanta fame prima che mi sono dimenticato di mettere i macronutrienti totali della giornata sullo schermo, quindi li metto in questo istante. Come potete vedere, questi macronutrienti non sono uguali per tutti, ma sono quelli che io ho testato negli ultimi 1 o 2 anni, che so che vanno benissimo per me per mantenermi abbastanza definito mentre provo ad aumentare la massa muscolare magra. Come potete vedere, di proteine non sto esagerando, non dovete consumare 200-300 grammi di proteine, va benissimo 2 grammi di proteine per chilo corporeo. In stesso modo, carboidrati e grassi, a me piace andare abbastanza basso in grassi, così che mi posso permettere di mangiare intorno ai 300 grammi di carboidrati, che sono un fan dei carboidrati, mi piace il pane, mi piace i bagel, come avete visto, mi piacciono i wraps. Quindi vedete voi che cosa funziona, l'importante è colpire abbastanza proteine, poi grassi, carboidrati, vedete un po' voi l'importanza, proprio se volete bruciare grassi o aumentare la massa muscolare, quindi aumentare di peso, l'importanza come prima cosa sono le calorie totali giornalieri, come proprio se non riuscite a colpire nient'altro dovete colpire quelli per ottenere risultati. Poi, secondo posto, proteine giornaliere, importantissime, quindi veramente se a voi basta veramente colpire calorie e proteine giornaliere vedrete comunque che noterete risultati. Poi se volete fare tutto per perfettamente, iniziate a scoprire un po' di più il vostro corpo, potete sistemare carboidrati e grassi come preferite, magari nei giorni di allenamenti un po' più carboidrati, nei giorni di riposo invece un po' meno carboidrati, che magari non avete bisogno di quell'energia, e aumentate i grassi, comunque potete fare esattamente come volete. Comunque spero che questo vi abbia dato un'idea della mia dieta flessibile, non è solo pollo, broccoli ogni giorno, bensì veramente cibi buoni, takeaway, delivery, bagel, eccetera eccetera. In questo modo riuscirò a rimanere abbastanza definito per questa estate, magari prima di andare in vacanza farò un altro mini cut in cui magari brucerò un po' di grassi per 2-3 settimane per stare veramente al massimo, però comunque sono contento di dove sono io in questo momento. Secondo me ho un peso corporeo che riesco a mantenere facilmente senza sentire che ho bisogno di più cibo, senza nemmeno sentire la fame, niente, quindi perfetto. Detto questo, vi voglio ringraziare a tutti voi se siete ancora qui che state guardando. Mi raccomando, buttateci un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, qualsiasi cosa scrivetemi un direct message, andateci forte, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!